Allora, ci sono, secondo me, di questa importantissima vittoria, dopo una vittoria che poteva un po' scaricarci nelle emozioni come quella di Fortitudo, contro una squadra che aveva perso malissimo a Pistoia la settimana scorsa, che quindi aveva tutto il desiderio del mondo di rimettere a posto la propria, diciamo così, immagine sportiva con una vittoria contro di noi. Ci sono due cose importanti. La prima, quando difendiamo, cosa che è accaduta nei primi, diciamo, 10-12 minuti del primo tempo e in tutto il secondo tempo, produciamo una pallacanestro offensiva, figlia della concentrazione, dell'impegno e della consapevolezza dello sforzo fatto da tutta la squadra per recuperare un pallone, giochiamo una pallacanestro offensiva di altissimo livello, nella quale di partita in partita ci sono dei protagonisti diversi. Oggi abbiamo visto di nuovo un buonissimo Gaspardo, abbiamo visto Brisco fare delle cose che in Italia non si vedono di solito e abbiamo visto Mattia Palumbo supplire alla prima partita offensivamente ma non difensivamente negativa di Serie, supportati da Pellegrino, dal lavoro a rimbalzo di Cousin, da Ethan Esposito, da Michele Antonucci. Quando non difendiamo e cominciamo a fare le gare a chi segna di più, diventiamo una squadra normale. E infatti in un primo tempo in cui segniamo 49 punti, a loro ne concediamo 41 e la partita sostanzialmente è ancora lì, cosa che non va bene. Come dico, è l'argomento sul quale stiamo cercando di lavorare con la squadra, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale, cioè che avere una rotazione così lunga deve significare che chiunque giochi apporta lo stesso tipo di sforzo, lo stesso tipo di qualità, lo stesso tipo di impegno. Se noi cominciamo delle rotazioni, e per esempio oggi Vittorio Nobile sotto questo punto di vista è stato ancora una volta straordinario, se queste nostre rotazioni ci portano a soffrire, allora è chiaro che dobbiamo accorciare le rotazioni, cosa che non va bene perché non sfrutteremo il nostro potenziale. Ciò detto, è chiaro che abbiamo giocato momenti di pallacanestro entusiasmante, le due più belle azioni della partita concluse con 5 extra passaggi, non le abbiamo concluse con un tiro a 3 punti segnato, che sarebbe stato forse il degno coronamento di questa partita. Però continuiamo a vincere, che è la cosa più importante. Se non sbaglio il nostro record è 6 vinte e una persa. Quella persa l'abbiamo persa in casa con 4 giocatori, 5 giocatori fuori per Covid, con un tiro da metà campo all'ultimo secondo. Quindi diciamo che c'è una buona base di partenza per prepararci a una partita durissima contro forse la squadra assieme a noi al centro più forte del girone, che è Pistoia, dove sinceramente può darsi che Pistoia non riscuota nel pubblico udinese lo stesso interesse che può aver riscosso la Fortitudo, ma veramente se posso una volta spendermi con un pubblico che c'è sempre stato a fianco, chiedo veramente il soccorso del nostro pubblico domenica, perché se non ci saranno 4.500 persone a sostenerci la partita sarà ancora più dura di quello che già sappiamo sarà.